A Valletta, presso il Teatro Curci, sesta edizione di Corpi in Mostra. Piattaforma di orientamento e diffusione coreutica italiana che porta la firma di Mauro De Candia e di Arte Balletto con il patrocinio della locale amministrazione comunale. Un progetto di respiro internazionale che sostiene e avvia i giovani aspiranti danzatori di talento a inserirsi all'interno di strutture di alta formazione. Rilevante il coinvolgimento di accademie e partner europei prestigiosi. Sì, la sesta edizione, sei edizioni sono tante in realtà per quelle che sono, come dire, un po' le difficoltà o anche il nostro andazzo anche semplicemente italiano, quindi 6 ma potrebbero essere già 60. Sì, Corpi in Mostra quest'anno ancora una volta vede oltre 70 partecipanti di ragazzi provenienti da ogni parte d'Italia riuniti qua per, come dire, vedere magari potersi realizzare il proprio sogno, che è quello di entrare in una di queste importanti accademie europee. Abbiamo Monte Carlo, Basilea, Madrid, Leeds, Budapest, Arnhem, insomma davvero un parterre molto prestigioso, soprattutto un parterre di istituzioni. Ecco, questo è quello che io, sul quale ho puntato dall'inizio, l'idea dell'istituzione, l'idea di un ruolo importante che è quello della formazione, che naturalmente dall'istituzione, quindi queste grandi scuole, questi grandi docenti e direttori che sono qui presenti per vedere, per valutare questi ragazzi. Ma Corpi in Mostra è anche tanto altro, appunto l'idea della formazione, cerco di svilupparla sempre toccando diversi aspetti, non è soltanto formare o svegliare o far capire ai ragazzi l'importanza, la difficoltà della danza attraverso queste lezioni, è anche farlo capire ascoltando, parlando di danza. E appunto questo incontro che abbiamo fatto con Madeleine Ritter, Patrizia Stockmann, Gemma Di Tullio del Teatro Pubblico Pugliese sull'importanza del repertorio, perché appunto guardiamo al futuro e non abbiamo molte volte l'idea di come salvaguardare il nostro passato per mantenerlo attuale ed essere fonte di ispirazione per il futuro, quindi una cosa molto importante. E poi ancora i talk, i momenti di incontro con ogni direttore, perché poi c'è anche una cosa anche un po' contraddittoria: molti, e lo capisco, io sono stato il primo, vogliono andare fuori, all'estero, in queste accademie internazionali, ma poi conosciamo realmente il profilo di queste accademie, sappiamo cosa cercano, e quindi avere questi direttori qua significa avere la possibilità di capire cosa cercano, poter fare delle domande, quindi formarsi. La Valletta per News 24.City, Floriana Tolve.